La differenziata Isernia si fa nel centro cittadino, probabilmente nei palazzi, nei condomini, ma nelle borgate e nelle zone periferiche la differenziata non si fa. Sotto gli occhi di tutti. Nel parcheggio del Paleolitico, all'uscita Isernia Santo Spirito, a causa dell'inciviltà di alcuni cittadini, si crea una vera e propria discarica a cielo aperto. Chi non vuole differenziare approfitta della zona isolata e scarsamente illuminata per conferire di tutto: elettrodomestici, pneumatici, divani, materassi. La Smaltimenti Sud ogni volta deve provvedere a ripristinare il decoro in tutta l'area, anche perché la presenza di cani randagi e cinghiali nella zona contribuisce a spargere tutto intorno ogni genere di rifiuto. Un problema rilevante che potrebbe essere superato con l'installazione di un sistema di videosorveglianza, in attesa che anche gli ultimi incivili siano raggiunti da un afflato di senso civico. Registriamo l'inciviltà delle persone che la raccolta differenziata non la fanno. Questo è il parcheggio adiacente alla rotonda del cimitero, al Paleolitico, e dovrebbe essere il biglietto da visita per la città, però dalle immagini credo che è veramente un bruttissimo esempio di inciviltà da parte di questa città. È un danno per l'ambiente, ma io dico di più: noi qualche anno fa alla passata amministrazione abbiamo richiesto questo terreno che è comunale per iniziare un progetto di una tartufaia pilota. In Molise non esiste nulla di niente, la passata amministrazione non ci ha neanche interpellato. Ripresenteremo il progetto a questa amministrazione. Noi non cerchiamo una lira, un centesimo, lo facciamo per l'ambiente, la natura, per la città, ma soprattutto per il tartufo, che è una grandissima economia che l'assessore Cavaliere ha totalmente dimenticato.